Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati qua sulla serie del VanillaCraft S9. Non è vero. Siamo oggi nel VanillaCraft S5, ma perché siamo nel VanillaCraft S5? C'è un motivo preciso. Oggi che cosa faremo? Ovviamente andremo ad affrontare uno dei boss più forti del mondo. Forse. A me così mi hanno detto, poi non lo so. A parte che stanno due vincere sulla montagna, non lo so perché. Ma adesso abbiamo una sorpresa oggi, perché in questa cassa c'è una cosa molto particolare: i diamanti. Signori, ho trovato ben 37 diamanti. Questo è un record praticamente. Mi volevo fare l'armatura con le scaglie di naga, però ce ne sono solo 6, quindi non ci bastano. A parte il sangue di vampiro che ci abbiamo qua dentro. Però almeno l'armatura di diamante penso che ci serve per andare ad affrontare il Lich, che è il boss che andremo ad affrontare oggi. Molto forte, penso. Andiamo a vedere un po'. Mi voglio fare torce. Ok, ce ne facciamo 13. Dove sta la crafting table? Vabbè, non serve la crafting table per fare le torce, però alla fine abbiamo fatto 53 torce. Mo' aspettiamo che finisce di cuocere il cibo. Vabbè, poi il legno, vabbè, ce lo portiamo tanto. Mo' crafting table, che poi io uso l'uncrafting table, però. E indovinate cosa fa Frank Hope? Armatura di diamante, eh? Copritemi di diamanti. Spero che ci basta. Penso di sì, eh. Sì. Ci avanzano pure. Ci avanzano 13 diamanti. Che ci vogliamo fare? Io mi farei un piccone. E non c'ho più gli stick, vabbè. Piccone e spada in teoria. Se dobbiamo attaccare. Che ho preso da qua? Boom. Ah, di diamanti. Io stick non ce ne ho, quindi me li devo fare. Riprendiamo la nostra crafting table e ci facciamo un bel piccone di diamante. Piccone e spada, va. Piccone e spada. Proprio se la spada è praticamente la stessa di quella di Copper, però. Va bene, dai. Lascia pure ci serve, lascia però me la faccio di rame. Non voglio sprecare tutti i diamanti. Quindi rimettiamoli a posto, 8 solo, ce ne sono avanzati. Lascia ce la facciamo di rame. Quindi ci facciamo una bella axe. Che poi io. Ah no, ok. Pensavo che c'era Minecraft in inglese, ma non era vero. Se ci prendiamo lo shooter in posto dell'arco mi sa che è meglio. Io spero comunque di non morire. Un po' di roba di ricambio ce la portiamo, a parte le spade. Vabbè, l'armatura me la cambio subito, quindi. Ah, dobbiamo pure dormire. Quindi dormiamo. Buongiorno. Mo, mi serve un'altra cassa che ci deve mettere l'armatura. Devo mettere la mod degli zaini perché sennò è impossibile. Quindi ci togliamo l'armatura. Pure i guanti ci potremmo fare di diamante. Vedi, danno il boost all'attacco. Io quasi quasi me li faccio, tanto solo due costano, quindi. Più 0,75 in più. Mo siamo davvero full diamond. Equipaggiamo i nostri guanti, che non so dove si equipaggia. A dove si equipaggiano i guanti? Ah, eccoli qua, ok. Wow. Bellissimo. Siamo proprio full diamond. Vabbè, pure quelli di ferro erano buoni, davano più 0,5.
Cibo ci sta, va bene, possiamo anche andare, secondo me. Lasciamo il secchio di lava qua e pure il piccone e la spada di rame. Ok. Io sono pronto, mi dico pronto. Tanto lo scudo ce l'abbiamo abbastanza. Lascio l'arco, lascio l'arco. E le frecce. C'è il villager che mi spinge. Ok. Possiamo uscire e possiamo entrare ufficialmente nella Twilight Forest. Io non mi ricordo manco di preciso dove sta il castello del Lich, però l'abbiamo visto 4 episodi fa, non lo so. Però comunque ci dovremmo essere. Ok, cerchiamo di centrare l'acqua, anche se non so se moriamo, con l'armatura del diamante. Ok, allora il castello del Lich. Ci sta un cervo. Il castello del Lich. Allora. Vediamo un po'. Di qua non è perché sta il bioma della neve, dove non possiamo andare. Poi di qua sta la miniera, che ci siamo andati 2 video fa, mi pare. Qua sotto sta una specie di spiaggia. Ci stanno dei, come si chiamano? Yeti. Che vorrei andare ad ammazzare perché potrebbe dare l'armatura, però non ci serve in questo momento. Ok, stanno sti scheletri qua che sparano le cose. Mo' vola pure. Ehi. Forse era di qua il castello del Lich. Vi dico forse. Non mi ricordo però le zucche. No, forse era di qua. Attraversiamo sto lago. Che poi è un fiume. No, qua sta il labirinto della naga. Oh no, è un altro. Pare distrutto, eh sì. No, qua è dove abbiamo affrontato la naga. Stanno pure 3000 blocchi per terra, quindi. E vabbè. Hanno un botto di schifi. Che danno veleno questi. Mangiamoci la carota per adesso, poi vediamo. Ci potevamo fare una mela d'oro però, eh. Forse ce la potevamo pure fare però, ormai. Stanno altri di sti cosi. Buono perché danno le ossa, però. Non so neanche se possono mangiare questi frutti che danno. A me pare che danno solo glowing, quindi. Non penso che è tanto buono. E allora dovrebbe essere di qua. Proviamo, proviamo. E poi se non lo troviamo ce ne andiamo a fanculo. Mi stanno sparando da dietro, lo so. M'hanno pure preso. Non mi faceva mangiare. Ma qua ce ne stanno tantissimi però. Stanno altri due qua. Vabbè, qua è un problema. Immagino quanti mob nel castello del Lich. Eh sì, e quanti ce ne stanno? Comunque sono tutta la spada qua e poi arriviamo da Lich e non abbiamo più la spada. Penso che è di qua, proviamo ad attraversare quest'altro lago, che poi sono fiumi però. Lo vedo? Forse lo vedo? Non lo vedo, non era quello. Forse più avanti. Eccolo qua, ragazzi. L'abbiamo finalmente trovato, il castello del Lich. È enorme. Allora, qua c'è pure del fuoco, come pare. No, sono funghi.
Sento zombie già da fuori. Beh, bene. Sta pure un'ape. No, che cazzo è questo? No, è tipo un pappagallo, boh. Stanno tante di queste torri. Vabbè, io proverei a entrare, però. Mangiamoci la bistecca normale, così rigeneriamo. Ho sentito un creeper cadere, cioè. Mo' gli esplodiamo pure il castello. Io sono entrato pure nella parte Silverfish. Sto dentro. E ci stanno i libri, raga. I libri volanti ci stanno. Manco tanto li riesco a ammazzare, eh. E vabbè, ma sono tanti però, eh. Uno è morto. Non fanno tanto danno però. Si devono colpi proprio precisi. Gli scheletri fanno male. Dai, qua stanno altri libri. Altri scheletri pure. Conviene chiudere, boh, non lo so dove sta sto lich. Mamma mia, che fanno male gli scheletri. Sta pure un creeper. E a sto punto. Aia. Aia. Altro che lich, raga. Sono più forti i mob che il lich. Madonna, quanta gente. E vabbè, 5 zombie e 9 scheletri. Vabbè, tanto se li ammazziamo da fuori, ma è che stanno gli spawner. Ma a finire stanno pure gli spawner. Quando li finiamo? Mi hanno dato pure un altro arco. Dobbiamo illuminare. Madonna, sono un porcospino. Entriamo di corsa e illuminiamo. Illuminato, corriamo fuori, non ci sta più nessuno dentro, ok. Ah, e questa è la torre principale del castello. Ma già stiamo sopra tanto noi, eh. Però stanno altre torrette. Ma vediamo un po', eh. Qua dentro se ci accappiamo un creeper ci moriamo assai. I libri io li prendo. Le librerie. Anche se pure i libri, le droppano. Vabbè, qua non ci stava niente. Di qua si sale lo stesso. Mi sono sentito sparare, non lo so da dove. Ah, guarda sto scheletro, nell'oscurità si nasconde. Ah, qua sopra spawner di ragni e libri. Sono morto, sono morto. Se mi riesco a liberare dalla ragnatele, forse non ci muoio. Ok, non ci sono morto. Stanno altri libri fuori però. I libri non fanno danno, raga, fanno pochissimo. Sono gli altri il problema. Stanno pure sti uccelli. Sti funghi glowing per terra. Saliamo e illuminiamo, no? Così non spawn. No. Danno pure un effetto i libri. Ah, danno lentezza a 2, ecco perché. Allora fanno danno, altro che. Lentezza, 2 pure. Continuano a spawnare i libri. Lanciano le pagine. E qua c'è un altro posto, però dobbiamo. Sta gente dentro però. Ok. Qua sopra altri spawner di ragni. No. No, niente spawner, ok. E vabbè, tavolino e basta, ci sta qua, quindi niente, scendiamo.
Scendiamo e riandiamo qua dai ragni normali e li ammazziamo. Tanto uno ce ne sta, è un libro pure. Ammazziamo il libro e poi rompiamo lo spawner. Spawner rotto, sta un altro ragno. Altri due, altri tre. No, altri due, ok. Ragni finiti e non ci sta niente, quindi che cazzo ci siamo venuti a fare alla fine? Proviamo a salire, saliamo. Sta pure la scala mezza rotta. Ah, questo è un libro, manco ci avevo fatto caso. Sopra sta lo spawner di scheletri. Manco lo riesco a colpire sto libro. Cadono gli scheletri da sopra. È una parola qua arrivarci. Meno male che ho l'armatura. Almeno finché resiste. Sto pieno di frecce. E dobbiamo salire e basta, raga, non ci possiamo fare niente. Ok, manco tanti ce ne stanno, eh. Ce ne stanno due, tre. Tre. Ok, rompiamo lo spawner. Perfetto, ottimo lavoro. Sento altri zombie. Stanno cadendo libri da sopra, mi pare. Di qua pure un po' rovinata la scala. Ma non lo so qual è meglio di scala. Forse è uguale. Boh, non lo so. Prima stavamo a percorrere una di legno, ora è passata a pietra. Qua si va in una torretta e c'è uno spawner. Non so di che cosa. Ah, di zombie. Vabbè. Togliamo. Mangiamo. Siamo sopra però, eh. Sta pure un libro. Vola però. Proviamo con lo shooter. Ah no, sta atterrando. Se riusciamo, ok. È andato un altro. No, sono caduto di sotto, vabbè. Risaliamo. Di nuovo sono caduto di sotto, ma io sono proprio stronzo allora. Dobbiamo stare attenti, eh. Noi guardiamo in alto, poi se guarda dritti, ci muoio. Stanno i libri qua. Fanno danno, ma quando sta poca vita, mi ha buttato di sotto lo zombie. Ma qua è difficilissimo. La risalita poi. Fanno tanti libri. E vabbè, io ci muoio qua, oh. Ecco fatto, sapevo io. Madonna. Muo pure notte. Non so anche dove sta l'acqua. No, sono uscito a posto di rientrare. Sto facendo io. Vabbè, qua stanno pure gli scheletri. Conviene correre senza mai fermarci. Io comunque penso che potremmo anche chiudere qua. Ma se riesco a recuperare la roba, bene. Questi danno pure veleno. Se ci arrivo con mezzo cuore là, come faccio? Sicuramente stanno i mob dentro. Ma come fanno a recuperare i libri? I libri, vabbè. I libri, ma come fanno a recuperare la roba? Intanto mi stanno cercando di sparare quei cosi che danno veleno.
il castello e rientriamo. Dai, dove sta il buco che avevo fatto io? Eccolo qua. Vabbè, tanto mo abbiamo illuminato, quindi non ci sta più nessuno dentro. Però sopra che non è illuminato, dove sono morto io, stavano i libri. E speriamo che i libri non mi si fottano le cose. Ah no, ok. Eccoci qua. Abbiamo preso, gli sparo con lo shooter, che cazzo me ne fotta a me? Sparo con lo shooter, ok, mi rimetto l'armatura. Perfetto, abbiamo recuperato tutto, no? I guanti ho perso. Non lo so, i guanti a dove stanno? Saranno caduti di sotto? Veloce, le bruciavo in testa io. Vabbè, muoio di nuovo. Sparo con lo shooter. Come l'ho missato? Con l'arco adesso. L'ho ammazzato. Non è vero. Oh, mi colpisce lo stesso questo. E vabbè, vaffanculo allora. Io vi dico che chiudiamo qua. Anche perché non è andato proprio benissimo. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao.